La pittura contemporanea, cari amici, la pittura contemporanea, vedete? E queste sono due artiste contemporanee. Lei è la maestra, l'artista maestra. Lei invece è l'artista figlia. Vedete? L'artista figlia. E ora vi parlo della pittura contemporanea. Vedete questa giovane, giovane, vedete? Questa è un'artista contemporanea, una pittrice contemporanea, è la rappresentazione della pittura contemporanea e sta abbracciando la sua maestra, va bene? E qua abbiamo ancora dei pittori contemporanei. O artisti contemporanei, come meglio voi possiate ritenere. C'è anche quella giovane pittrice che vi ho fatto vedere prima, sta qua, ma io non vi dico chi è, sta qua, cioè non vi dico dove sta, siete voi che dovete individuare dove sta. Poi, vedete qua, questi sono pittori famosi, eh? Sono pittori molto famosi questi qua, molto molto famosi, guardate, guardate che bello. E quella giovane pittrice c'è sempre, c'è sempre, c'è sempre. E anche qua, guardate, sono pittori molto molto importanti questi, sapete? Artisti contemporanei, pittori contemporanei. Ecco, vediamo un po' in che consiste la pittura contemporanea. Perché anche nella pittura abbiamo avuto delle fasi, come nell'assetto sociale abbiamo avuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato, e così anche nella pittura abbiamo avuto vari passaggi. E diciamo che il passaggio fondamentale è quello che avviene quando nasce la macchina fotografica. Con la nascita della macchina fotografica i fotografi rappresentano la realtà, no? C'è lo scatto fotografico e la fotografia sostituisce la pittura. Non c'è più bisogno del pittore per dipingere il paesaggio o per dipingere un volto, c'è la macchina fotografica. E per cui i pittori smettono di rappresentare la realtà così come la si vede, che sarebbe filosoficamente sarebbe il fenomeno kantiano, e cominciano a rappresentare la realtà com'è nella sua essenza, che sarebbe il noumeno kantiano. E diciamo che si avvicinano alla fisica contemporanea, alla fisica quantistica, alla fisica dei quark. Infatti la pittura contemporanea è una pittura di natura geometrica, capito? La pittura di natura geometrica, perché la vediamo, c'è la pittrice e maestra, e c'è la pittrice allieva. Vedete la pittrice allieva che fa? Questa è la pittrice allieva. E la pittura contemporanea è una pittura di natura geometrica, che vuole andare all'essenza delle cose, non si ferma all'apparenza. Per cui è una pittura non solo geometrica, ma anche direi fisica. Nel senso della fisica dei fisici, di coloro che studiano la materia nella sua essenza, e i grandi fisici come Max Planck, Werner Heisenberg. Quindi la pittura contemporanea è una pittura in piena sintonia con la scienza contemporanea. Non più la semplice
rappresentazione del mondo così come lo vediamo con i nostri occhi, ma la rappresentazione del mondo così come il mondo viene visto dagli occhi della fisica, la fisica contemporanea però, la fisica di Pietro di Verne, Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr e via di seguito. Per cui questi pittori, questi nostri pittori potrebbero benissimo sedersi allo stesso tavolo al quale si siedono i fisici. Vedete, cari amici, e qua c'è per voi una carrellata di questi strani pittori contemporanei. Strani, stranissimi pittori contemporanei, d'accordo? Ecco, eccoli qua. Questi sono i pittori contemporanei che sono colleghi dei fisici contemporanei. Infatti, i fisici contemporanei non ti studiano la natura così come ci appare, ma ci studiano la natura così com'è nella sua essenza, nella sua essenza, cari amici, Una pittura geometrica, così come geometrica appare la struttura dell'universo infinito ed eterno. E questa è la foto più rappresentativa del passaggio dalla pittura figurativa alla nuova pittura geometrica, che comunemente viene chiamata anche pittura futuristica, astrattistica, ma diciamo che nella sua essenza è una pittura di tipo geometrico. Ecco qua, a voi, rappresentata figurativamente la posizione di passaggio dalla pittura figurativa e alla pittura fi geometrica. Ok, cari amici? Molto bene. Grazie e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.